siamo a Ross, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. Questo è un paese che ha circa 150 abitanti e risultano oltre 30 società. Lei, visto che è una postina, perché a me risulta che ci sono oltre 30 società in cui è Ross. Sono fasulle. Non lo so. Ma lei consegna posta alle società? No. Sono cose che tengono nascosto, io non... Non esistono. Per me non le ho mai viste, ecco. Neanche uomini d'affari che vengono? Io non ho visto gente. Alec... No idea. Non ho lontanamente idea. In Svizzera le chiamano società bucalettere, sono imprese commerciali che hanno solo un indirizzo postale, ma che di fatto non hanno una reale sede, non hanno dipendenti, non producono niente, ma sono del tutto legali. Società bucalettere è, diciamo, una giuridicamente una società che può avere una sede presso un fiduciario, presso un avvocato, presso una casa privata e che sostanzialmente molto spesso non svolge nessun tipo di attività. Magari hanno uno scopo sociale che è l'import e export di derrate alimentari piuttosto che l'edilizia o medicinali o quant'altro, ma sostanzialmente non fanno assolutamente nulla. Il fatto interessante è che però fanno risultare degli utili. Ma come fanno a fare utili se non lavorano? Noi per esempio abbiamo scoperto che in questa vallata sono registrate 70 imprese di costruzione. Evidentemente non siamo a Shanghai, non si vedono gru, non è che ci sia una grande attività edile. E allora ti chiedi, ma dove sono queste società? Ci sono dei magazzini, ci sono degli uffici, ci sono degli operai. Per tre quarti di queste società, salvo le società storiche locali, queste società non svolgono assolutamente niente. Però evidentemente sono su piazza, evidentemente realizzano dei guadagni, ci pagano le tasse. Il problema per la Svizzera è che le autorità fiscali, per esempio, non sono autorizzate a insospettirsi. A loro basta che tu dichiari il tuo utile, tu ci paghi le tasse e sei a posto. Però può succedere che sia evasione. Può succedere di tutto, ma per noi l'evasione fiscale non è un reato. Perché l'evasione fiscale la fai nel caso specifico dall'Italia, per cui per noi l'evasione fiscale non è forzatamente un reato. Poi se è riciclaggio bisogna provarlo. Le società bucalettere potrebbero quindi essere utilizzate per riciclare. I soldi potrebbero arrivare dall'Italia in Svizzera in diversi modi, per esempio con il metodo più classico, gli spalloni che attraversano il confine con il denaro nascosto. A me è capitato più volte di indagini dove le mafie portavano soldi con gli spalloni, portavano grandi quantità di denaro. Questo mi è capitato in diverse indagini. Un altro modo è la sovrafatturazione. La società bucalettere potrebbe infatti emettere delle fatture per servizi inesistenti all'Italia. A quel punto i soldi sporchi del nostro paese arriveranno in Svizzera e verranno ripuliti con la dichiarazione fiscale della società bucalettere, così il denaro potrà essere utilizzato alla luce del sole. Tutto ciò che non porta all'identificazione dei soggetti è sempre una base per i riciclatori. Il mondo, l'Europa anche è piena di queste maglie larghe. L'obiettivo non è quello di guadagnare, ma di giustificare la ricchezza, di riciclare, cioè portare alla luce del sole i soldi provenienti ad esempio dal traffico di droga. Ma la maggior parte di queste società bucalettere sono di italiani? La maggior parte di queste società bucalettere sono di italiani, sì. Dal cantone dei Grigioni, dalla Svizzera italiana, ci spostiamo ora nella Svizzera tedesca. Siamo a Zug, qua vivono circa 30.000 abitanti, ma ci sono oltre 16.000 società. Stiamo parlando di una società ogni due abitanti. Basta entrare in qualsiasi palazzo e ci sono società bucalettere. Qua, per esempio, abbiamo una casetta delle lettere dove ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15... 20, 25, 30, 40, 50, 52 società. Tutte in una casetta delle lettere che oltretutto è aperta ed è vuota. C'è un nome
Vediamo un attimo, cerchiamo questo nome. È un italiano e risulta avere 34 società solo lui, indirizzo qua e in un altro palazzo. 34 società che fanno un po' di tutto, dalla produzione del cioccolato, agenzia di cosmesi, agenzia di marketing, consulenza finanziaria. Torniamo il giorno dopo e finalmente qualcuno ci apre. Cerchiamo Andrea. Sie können gerne einen Termin vereinbaren. Okay. Und finden Sie unter der Website unsere Telefonnummer. Andiamo nell'altro palazzo. Ah, tutte le aziende sono sue. Come mai ne ha così tante? Ok, danke. Danke.